No, la protagonista di 9 settimane e mezzo. Che non basti, Jeff! Kim Basinger, il protagonista di Terminator. Arnold Schwarzenegger. Ocean Eleven. Com'è? Ocean Eleven. Porca miseria, lasciare. Titanic. Titanic, DiCaprio. La protagonista femminile di Titanic. Non lo so, quella è francese, lasciare, non lo so. Vabbè, francese. Senti, e invece Alibaba? Alibaba e 4 ladroni, non lo so, non lo so. E 4 ladroni, sì. Senti, Pasquale, vieni qua. Lasciali. Pasquale. Ma tu sei un esperto di cinema. Io sono esperto di cinema, cioè, c'ho pure una videoteca personale per conto mio, lascia. Davvero? Sì, certo. E dove ce l'hai? Dove? Su, sulle stelle, nel pianeta, come si chiama? Uranio. Uranio? Sì. E c'hai una videoteca tua, sì, personale? Sì, se vuoi ti faccio un paio di video, lascia. Un paio di video, senti, Pasquale. Pasquale, io sto male, Pasquale. Pasquale, io ho crisi di panico, non so che cosa mi è successo. Sai, questo mondo corre più veloce di noi. Non lo so. Senti, lo psicanalista mi ha consigliato di rilassarmi. Non è che hai qualche film per me? Sì, ma mo chiamo la mia videoteca personale. Aspetta un attimo. Pronto la videoteca da Russo? Sì, sono pronto le mie videocassette? Sì, perché qua vuoi lasciare, vuole le videocassette. No, sono a me, non sono di lasciarlo. No, posso venire adesso a ritirare? Ok, arrivo presto, sì, certo. Al maresciallo, sì. Maresciallo. Beh, Pasquale, non dire niente a nessuno, ti prego. Fidati, maresciallo. Fidati di me, maresciallo. Sì, 2 o 3 cassette, okay, invece non di più. Maresciallo? Pasquale, già sei arrivato. Maresciallo, c'ho la mia... È velocissimo. Fammi vedere. Allora, maresciallo, questo è... Volvet Goldmind. Questo è un praticamente un Velvet Goldmind. È un cantante tipo rock, sai, con tutti i capelli alzati, gli orecchini. Ma è una storia d'amore. No, Masha, è tutto rock. Allora, Masha, questo è il cacciatore. Il cacciatore. È l'attore principale è Robert De Niro. No, Masha, che storia, Masha. Questo praticamente parla di tipo Vietnam, no? Che fanno dei giochi là, che si mettono a tavola. Prendono la pistola, un corpo solo sta nella canna, si mettono la fascia in testa, tutti sporchi. Chi prova a sparare, se non spara vuol dire che non gli succede niente. Beh, fatti passare questa depressione e torna a casa. Dai, che la mamma ha preparato le persone, gli involtini, che ti piacciono tanto. Anche le polpette. Pure polpette. Certo, pure le polpette. Beh, perché? Mangiatele tu le polpette. No, le polpette non ti piacciono, le polpette. Perché? Come m'ha venuto? Perché? Come m'ha venuto? No, questi invece professionisti, con Richard Broxson, sono da sparare, lasciate. Questo già ti vedo un po', ma lasciate, non va bene per te. No, sei violento. No, va bene. Questo si parla di un racconto d'autunno. Due ragazze che gli piacciono l'autunno, poi quando finisce l'autunno loro si vanno a invernare come gli animali e poi si sbagliano in finale. Ah, se invece gli animali che vanno invernati dove, scusa? Dentro le grotte, dormono fino alla primavera, dopo la primavera si svegliano. Questo è l'autunno, per loro sono svegliati. Dopo l'autunno loro sono. Dopo l'autunno si sono svegliati, cioè, è una storia di ritardo. Sì, lascia. Oh, lascia. Che cos'è questo? Questo è un film d'azione, da sparare, Far West. Con chi è? Chi è l'attore? Far West è questo di Richard Bronson. Qua. Questo Ore Contate, un film da paura, ma lascia. Da paura? Sì. Questo invece è Rocky 1. E da Rocky 1 comincia la sua storia, che vuole, lo chiama per combattere con Apollo Creed. Con Apollo Creed. E da là comincia la storia sua, ma lascia. Questo è Rocky 2, ma lascia.
Allora che due? Praticamente lui combatte continuo con Apollo Creed, perché Apollo Creed vuole la vendetta, perché lui sa come ha fatto a vincere, è stato fortunato la prima volta. Capito, Marcia? È tutta una storia. Oh, poi c'è Rocky III. Dal primo film di Rocky 1 ha vinto la cintura. Marcia, è stato bene, Marcia. Oh, poi c'è Rocky III, poi che Apollo Creed l'aiuta a Rocky III, per lui perde il manager, perde, e lui praticamente piange perché ha perso il manager, e lui fa da parte da manager, lo vuole aiutare. Combatte con un nero, poi lui perde la prima volta, poi lui l'aiuta la seconda volta e vince. Quello di Madrago che dice ti spiezzi in due, Marcia, ti spiezzi in due, Marcia, ti spiezzi in due! Ti ripizzichi, sì, devi toccare indietro. Dai, fatti sotto. Scusa, ma quella è di Modugno? Sì, di Modugno. Oh, mamma mia. Mamma mia. Ho detto, sputi in un occhio, dagli un cazzotto nello stomaco, forte! Offrigli una birra e digli che stavi scherzando. Oh, fai piano. Al bar, portalo al bar. C'è una cosa che voglio dire, Moratti. Se vogliamo vincere lo scudetto, dopo Ronaldo, dobbiamo vendere anche a Adriano! Ma speriamo. Maresciallo! Svegliati, maresciallo! Vi siete addormentati, maresciallo! Vi siete addormentati! Pasquale, sì, stavo sognando. Anche per maresciallo! Sì, veloce. Non perdiamo tempo. Ma, dai, sistemate la rotta e prepariamoci per questa nuova missione. Il dovere ci attende. Va bene sullo stress da galassia? Certo che va meglio. Adesso Pasquale ha seguito i suoi consigli, mi ha portato qualche film, qualche cassetta, Ma dottoressa, ma lo sa che lei è uno schianto, lei è bellissima. Scusi, lei è una musa. Dottoressa, non è che è una sorella con il muso come il suo? Pasquale. Marcia, peccato, ci stava facendo un pensierino. Beh, finiamola. Lo scusi, dottoressa. Diceva dunque che stavo dicendo, sì, che lei è davvero bella. Io quando la vedo mi rasserino, mi passa tutta la depressione. Non so, questi occhi, saranno questi capelli lunghi come le cascate del Niagara. Questi capelli. Ma che cos'è? Questo è l'uomo nero! L'uomo nero che vedevo io! L'uomo nero! Ma lasciamo, fatta fidare, ma lasciamo! Ma questo era uno scherzo! Era uno scherzo che mi ha fatto! Mi dica di no! E mi ha chiesto anche la parcella! Mi ha chiesto! L'uomo nero, l'avevo detto io. Dottoressa, che cosa ha fatto? Perché l'ha fatto? Ma io non avevo nessuno, mi paziente, non si fidava nessuno. Vabbè, non faccio così. Non lo dirò a nessuno, non si preoccupi. Sia tranquilla, dottoressa. È stato uno scherzino, sia tranquilla. Ha mai guidato la stradale? Adesso te la faccio guidare, guardi. È facilissima. Venga, venga, così.